Presentarsi aiuta sempre così. Andrea Poggi, direttore tecnico di Arpa Toscana. È una domanda a ampio spettro, parte da Loriola ma coinvolge altri che stamattina sono intervenuti. Mi pare che ci sia ancora un po' da mettere a fuoco, forse io ero distratto sulle conclusioni e chiederei di puntualizzarlo meglio, la questione, provo a dirlo brutalmente, la VIAS che vogliamo introdurre, in che relazione la pensiamo possa stare, in che relazione positiva pensiamo possa stare con i limiti ambientali, in un contesto come quello in cui abbiamo visto, in cui abbiamo situazioni in cui il rischio è già presente nella situazione esistente e le cose che andiamo a valutare non potranno che dirci che un rischio c'è, oppure in situazioni in cui il rischio è comunque molto incertamente valutabile e i tempi per fare una valutazione con incertezze ragionevoli sono molto lunghi. Cioè, voglio dire, siamo sicuri che la VIAS ci potrà dare delle risposte che non sono, come dire, un'apertura di un'ampia incertezza su quel che si deve decidere, ecco, in un procedimento che una decisione la deve prendere. Vediamo se ci sono altre domande, poi individuiamo chi potrebbe rispettare le 2 della mattinata a rispondere. Altri quesiti? Allora, poi proponiamo. Sì, proponiamo. Gianni e Cadu. Mi sembra che Fabrizio ci sia. O anche Fabrizio? Immaginato, perfetto. Che non poteva mancare. Non se la poteva far sfuggire. Non mi toccava fare la domanda, però. Non è politicamente corretto di intervenire, però mi farebbe piacere fare questa partita di calcetto. Non saprei in che squadra giocare, probabilmente giocherei nella nuova squadra e mi farebbe tanto piacere fare il gol dell'ex e poi esulterei strappandomi la maglietta e dandola ai tifosi del Rissa Spacement della Curva Nord. Per essere chiari, perché, tornando alla domanda di Poggi, è quello che è mancato nel dibattito di stamattina. Sono le ultime due parole del titolo, le autorizzazioni ambientali, che è il punto debole. Noi dobbiamo alle imprese, noi con Loredana abbiamo partecipato a un interessante seminario di Confindustria, questo debito, dobbiamo dire alle imprese, sia che vogliono fare un nuovo progetto, quindi che chiedono la assoggettabilità via, sia che chiedono autorizzazione integrata ambientale, cosa devono fare per documentare la non nocività delle loro emissioni. Questo è il punto centrale e su questo c'è stata oggettivamente la solita distrazione dovuta al mondo della ricerca, che legittimamente ha i propri percorsi, e sono stato ricercatore, quindi lo so che ogni ricercatore segue giustamente, legittimamente il proprio percorso intellettuale, ma qui il problema è un altro, il problema è definire che cosa deve fare le istituzioni ambientali e quelle sanitarie, finalmente integrate, su questo non ci sono dubbi, rispetto al mondo delle imprese, che hanno il diritto di sapere che cosa devono produrre per avere le autorizzazioni e non rischiare che poi intervenga un magistrato che chiude l'impresa, e in modo tale che da determinare il caos per cui in Italia non investirà più nessuno, evidentemente nel contesto in cui ci troviamo. Questo è il punto, e da questo punto di vista io ritengo che il risk assessment, quello che certamente utilizza Francesco Forastiere per portare le sue stime unitarie da 10 microgrammi a 1 microgrammo, perché nessuno studio epidemiologico evidentemente documenta l'eccesso di rischio di 1 microgrammo, il risk assessment ha un significato estremamente preventivo. Discutibile? Tutto è discutibile. Enzia non sunt multiplicandosi necessitate il rasoio di Occam, e questo lo dimostriamo. Noi stiamo facendo, purtroppo, le complicazioni che gli approfondimenti scientifici impongono, ma qua dobbiamo essere speditivi. Dobbiamo dire alle imprese che cosa devono produrre in sede VIA, in sede AIA. E noi dobbiamo valutare insieme. In quelle sedi devo dire va bene, non va bene, altrimenti rimarremo sempre strozzati dall'intervento orale di qualcuno. L'ha detto il procuratore ieri,
ci ha chiesto di fare gli approfondimenti nella sede amministrativa. Da questo punto di vista, quindi chiedo a Francesco se contare unicamente o essenzialmente sulla meteorologia epidemiologica non porti al rischio, associato per esempio alla relazione di Servola, in cui gli eccessi del 20% della modesta popolazione sotto vento rispetto alle emissioni, risultando non significativi dal punto di vista statistico, finiscono per accompagnarsi a un giudizio negativo sulla nocività delle emissioni, che evidentemente non può trovarci d'accordo, il risk assessment non lo proverebbe. Qui ci vuole anche un'autocritica epidemiologica tra i limiti dell'epidemiologia, perché altrimenti noi, tra questi falsi negativi che andiamo a definire le situazioni delle popolazioni a bassa numerosità, ci portano ad far accettare rischi intollerabili. Nel quartiere Tamburi sono 18.000 abitanti, ma è lì che c'è l'esposizione maggiore. Se noi oggi viviamo in una situazione in cui c'è unendo una popolazione che ha un'esposizione molto minore, oppure che stiamo intrappolati dalla bassa potenza degli studi epidemiologici, noi non riusciamo dal punto di vista decisionale. Meglio il risk assessment, ci si mette d'accordo su quelle procedure, le si dà alle imprese e noi le valutiamo. Siamo partiti da una partita di calcetto in cui da una parte stavano i tossicologi e dall'altra stavano gli epidemiologi, nella provocazione molto utile di Forestiere. Adesso mi sembra invece che siamo tutti convinti che la partita è, in una squadra giocano epidemiologi e tossicologi insieme. C'è da stabilire chi gioca nell'altra squadra, che non è stato detto bene, non è venuto ora, l'ha introdotto Giorgio, l'ha introdotto, questo è importante. Io penso, fra l'altro, che se da una parte giocano epidemiologi e tossicologi insieme e dall'altra parte giocano i gestori, poi però questo schema non funziona, perché se io domando dove allora gioca il decisore, dove sta il decisore, qualcuno mi dice fa l'arbitro la risposta, e invece no. Il decisore non può fare l'arbitro, quindi vuol dire che questo schema della partita non funziona. Quindi cambiamo schema, la provocazione è stata giusta, ma il decisore gioca una sua parte insieme dalla parte di chi produce i risultati per prendere delle decisioni evidence-based. Ecco, allora, se troviamo uno sport che funziona meglio della partita di calcetto, io penso che abbiamo uno schema anche un po' più chiaro, perché non può essere l'arbitro e non può stare in tribuna neanche, perché dice va bene, allora non è l'arbitro, sta in tribuna. No, troppo facile, non si sta in tribuna. Il problema è che, come detto molto bene da Rodolfo Saracci in un recente editoriale, un ricercatore o un operatore della sanità pubblica non può essere al contempo imparziale e neutrale, ma deve essere assolutamente imparziale, ma non neutrale, cioè deve stare invariabilmente e necessariamente dalla parte della sanità pubblica. E questa è la sua non neutralità dichiarata, per la quale sono inaccettabili che abbia dei conflitti di interessi. È proprio per questo che il conflitto di interesse è inaccettabile, perché rende questo elemento non verificabile e non trasparente. Ecco, allora, se di fronte a questo le cose che diceva Giorgio, che sono condivisibili, però io avevo tentato di far vedere che il National Research Council chiede ai tossicologi e agli epidemiologi di lavorare insieme, perché non c'è in una certa situazione che funziona meglio lo studio epidemiologico e in un'altra, siccome funziona meglio quello del risk assessment, allora si prende o l'una e l'altra, ma si cerca di fare una valutazione congiunta. Nell'esempio di Trieste, fra l'altro,
Non è vero che non sono statisticamente significativi quegli eccessi che sono stati dichiarati non statisticamente significativi solo perché erano ai limiti della significatività statistica, perché il limite della significatività statistica andrebbe stabilito sulla base di quello che è la situazione locale in quell'area, che può anche rendere conto di un livello diverso da quel livello del 5%. Ecco, allora, se noi ragioniamo in questo modo, vediamo che chi poi ci ha da presentare una propria proposta, se nella domanda di Poggi pensa di fare una VIAS facendo una componente sanitaria dentro la VIAS, come è stata fatta la componente di valutazione sanitaria nelle VIA fino ad oggi, e si arriva avanti nello stesso modo, cioè si fanno delle cose che non sono utili ai fini dell'integrazione ambiente-salute, per definizione non sono utili, e quindi è per questo che non funziona quello schema lì. Ma chi fa la proposta di SIAS, come faceva la proposta di SIA, deve farsi carico della situazione in loco, perché se c'è già un background alto in una certa area, non si può aggiungere qualcosa o valutare che anche un microgrammo in più è poco, perché ci sarebbe da abbassare quel livello di background, e quindi se si va ad aggiungere un più bisogna anche dire dove si va a fare le sottrazioni in meno. Quindi c'è Gianni Marsili e poi c'è prima il dottor Marsili, sì. Però insomma, interventi, scusate, brevi, anche risposte brevi, perché... Esatto, perché come ci ha ricordato Marsili, tra l'altro c'è un'intera sessione pomeridiana, che forse anzi questa discussione sarebbe stata così. Se ti danno un microfono lo dici anche meglio. Lo senti? Sì. Però le porte devono essere diverse, perché gli obiettivi... Microfono. Direi una piccola chiosa all'intervento di Bianchi. La partita è tra ricercatori e decisori, però con porte diverse, perché i decisori e i ricercatori hanno obiettivi diversi. Gli uni fino adesso abbiamo visto la realtà, gli altri devono prendere la verità stamattina. Certo. Poi adesso vediamo i decisori. Prego. Poi Francesco. Sì. Buongiorno, mi chiamo Diego Serrino, registro tumori su Venezia Giulia e centro di riferimento oncologico, quindi una delle persone che ha lavorato allo studio su Servola. Chiaramente faccio un po' fatica a capire perché i risultati nostri sono falsamente negativi e non vedo come diventino falsamente positivi portando entrare in confidenza al 90, all'85, non ha nessun senso statisticamente né epidemiologicamente. Lo studio in realtà, la prima cosa per cui è negativa è perché nelle donne non c'è niente, 1.0 il SIR, quindi difficilmente l'ambiente sceglie maschi e femmine, in genere ha gli stessi effetti negativi nei due sessi, ma quando in un sesso non si trova vuol dire che ci sono altre cose. Il punto è che noi abbiamo trovato in realtà 63 casi osservati e 54 attesi, no? Ma in confronto a cosa? In confronto ai tassi di incidenza dell'area urbana, un'area urbana che è caratterizzata da diversi sorgenti inquinanti. La Ferriera è una delle sorgenti inquinanti, perché vicino c'è il cementificio, vicino c'è il porto, vicino c'è un'enorme tangenziale in cui passano i tir, che sono quelli che si fermano a Monfalcone, all'Iser, vicino alla centrale elettrica, che sono quelli che fanno tutto l'asse Lione-Leningrado. Quindi i miei colleghi probabilmente pensano, hanno già un'idea di quello che deve essere, cioè deve essere positivo, ma non è così, sarebbe troppo semplice, lo dico sempre. Se fosse così facile trovare le cause dei tumori dove c'è una sorgente inquinante e il tumore è vicino, non ci sarebbe nessuno Cancer Institute, non ci sarebbe l'Agenzia Nazionale per la Ricerca sul Cancro, non è così facile. Perché ci sono solo nei maschi, questo se lo volete l'80% diventa significativo, non c'è problema. Il punto è che c'è l'occupazione, ci sono le vie di traffico, ci sono tanti fattori di confondimento, c'è il fumo, quindi non è che deve per forza venire positivo. E non è un dato falsamente negativo, è rispetto all'area urbana non ci sono differenze, ma ci sono molto rispetto all'area lontana dal centro, dove ci sono 9 casi attesi, 9 casi in più di tumore polmonare all'anno negli uomini, no? E quindi dipende dai punti di riferimento. Ci sono quartieri di Trieste che non hanno nulla a che vedere con la Ferriera, dove hanno dei tassi di incidenza
età e sesso specifici molto molto più alti di Serra, dove c'è la Ferriera. Ma non c'è la Ferriera non c'è neanche Pordenone, dove abbiamo dei tassi di incidenza uguali. Cioè, il problema che Francesco sa benissimo, che gestisce con gli studi analitici, sono i confondenti. Cioè, non possiamo illuderci che sia così facile trovare queste cose. E questo è il discorso. Cioè, quindi dire che è falsamente negativo Serra vuol dire non avere ben letto il rapporto. Grazie. Grazie. Sì. Devo dire che la parola facile non l'ho sentita fin dall'inizio, anzi abbiamo evidenziato una complessità, ma insomma credo che sia stato chiamato a più voci. Sì. No, questa volta sono serio, non farò nessuna battuta, perché l'intervento di Giorgio sostanzialmente solleva un problema importante e mi sembra anche l'intervento di Diego Seraino sottolinea l'importanza e la gravità di un equivoco. Sono abbastanza chiaro su questo equivoco. Quando si dice, almeno nel mio intervento, si diceva se sono disponibili, utilizziamo i dati che vengono dagli studi epidemiologici, se non sono disponibili si usano i dati che vengono dagli studi tossicologici o in ogni caso si mettono insieme le evidenze tossicologiche e le evidenze epidemiologiche, ma mai abbiamo pensato che lo studio locale fornisce i risultati epidemiologici che devono essere usati nell'impact assessment. Perché questo? Perché lo studio locale di quella specifica popolazione avrà senza dubbio i limiti di potenza, i limiti di incertezza, avrà il problema dei fattori di confondimento, avrà tutti quei problemi locali per cui in quello studio, in quella situazione, si è in grado o non si è in grado di valutare un rischio relativo aumentato. Ma se in un contesto di meta-analisi, in un contesto, se volete, il mondo clinico ha le systematic review della Cochrane, il mondo dell'epidemiologia ambientale ancora le systematic review non ce l'ha, ma se l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'IARC forniscono dei coefficienti dose-risposta che possono essere usati nella valutazione di impatto, allora io dico, sono quelli risultati degli studi epidemiologici che vanno usati, non lo studio locale. Usare lo studio locale è veramente fuorviante ed è sbagliato. Perché? Allora, io non conosco bene la situazione di Trieste, ma se qualcuno mi avesse detto nella situazione di Trieste abbiamo evidenza sulla base delle misure o sulla base della modellistica che quell'impianto produce un incremento nella concentrazione ambientale, nella esposizione della popolazione di 1, 2, 3, 4, 5 microgrammi al metro cubo, io faccio le moltiplicazioni, dico se è 1 microgrammi al metro cubo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità mi dice 0,6% di incremento di rischio di mortalità naturale per ogni microgrammo al metro cubo. Mi dice adesso il gruppo di lavoro della IARC che è 0,9% di incremento di rischio di tumore polmonare. Non c'è bisogno di fare lo studio epidemiologico. Se in quella situazione, la situazione ambientale è caratterizzata da quell'incremento di rischio, vale, adesso lo chiamiamo con termini diversi, risk assessment, health impact assessment, integrated, quello che vi pare, è la stessa cosa, non c'è bisogno di fare lo studio epidemiologico, perché la scienza in generale ci ha detto che quelle funzioni di rischio sono valide, non c'è bisogno di vederlo a Trieste, che quella è una legge universale. Allora, questo è uno degli equivoci che sta nelle linee guida, nei decreti. Questo è quello su cui dobbiamo riflettere, perché è un equivoco che se no ci porta a dire che in ogni situazione va fatto lo studio epidemiologico. Ragazzi, lo studio epidemiologico di Taranto forse non andava fatto, perché se noi avevamo il dato ambientale, quello ce lo dicono le funzioni di rischio, non c'è bisogno di andare a vedere in quella popolazione, perché la potenza per trovare in quella popolazione in certe volte non ce l'abbiamo. Grazie. Breve. Ha iniziato le danze. No, solo per chiarire il senso della mia domanda, perché il dibattito è stato molto interessante, ma mi pare forse non è stato colto quello che intendevo. Voglio dire, l'obiettivo di un limite ambientale è quello di offrire un certo livello di tutela. L'obiettivo della VIAS, quale livello di tutela vuole verificare?
ce lo dobbiamo dire prima, in qualche maniera non sta dentro la VIAS quale livello di tutela vogliamo verificare. Non può essere che si fa la VIAS per spostare il livello di tutela da quello fissato dagli standard ambientali a un altro che non si sa chi l'ha deciso. Ecco, mi veniva il dubbio che potesse succedere questo. Non ho, la domanda che vorrei fare è questa. Voglio dire, dove c'è il PM2.5 l'obiettivo è molto meno di quelli che c'erano prima per autorizzare un nuovo insediamento. Se è questo, forse si autorizza poco di quello che oggi stiamo autorizzando, ma questa decisione che autorizziamo solo a bilancio positivo, dove sta? Chi l'ha presa? Chi la deve prendere? Penso sì che queste questioni, probabilmente anche questa sua domanda, probabilmente nel pomeriggio può essere con le relazioni, no? Sicuramente, sicuramente è un aspetto determinante, perché in effetti un valore limite stabilito a livello nazionale, ma anzi europeo e derivato, e quindi poi applicato a livello nazionale, non è messo in discussione, non può essere messo in discussione da una VIAS, o quantomeno con cautela, punto. Quindi, però poi ci sono tutti i parametri non normati per i quali non abbiamo un valore di riferimento, su quelli per esempio possiamo lavorare, però vediamo poi nel pomeriggio le relazioni e poi tireremo le conclusioni.